e Palette e Rabiel e Codge, la Cugina e Cariol, la Capanna. I Salinair brugì dalla calura, stampenti e bianchi de ciel, agli e figuri, casmuò come in tutto un sogno lontano del mondo. Bisogna unire qui, tra calburcelli vecchi, a qui, in tla lesta, a camminare in tla verga, guardare i cavadur, chi fa i sumoci, e a capire che il cielo l'è fatta d'uomo. L'associazione è nata circa 20 anni fa. È nata da un salinaro che era in pensione, Agostino Finchi, che è stato il promotore, diciamo, di questa iniziativa, sia per quanto riguarda la nostra associazione, che ha creato un gruppo di amici salinari e non, di cervesi, ecco. E da lì è partito tutto, è partita la mostra per recuperare il materiale che andava comunque disperso, insomma, ecco, quindi di questa realtà, perché per Cervia le saline sono la sua storia, quindi sono nati insieme. Andava, si può dire, tutto perduto e quindi, ecco, si è partiti con una mostra della civiltà del sale, insomma, dentro questi magazzini del sale. Ecco, questo è un magazzino del sale del 1691 ed è una struttura veramente ampia, grande, ma anche molto bella come è stata realizzata, insomma. Quindi ecco, qui è nata questa mostra col recupero di foto, di materiale e poi piano piano è diventata una mostra permanente e da lì poi è nato il museo con grandi sforzi. Devo dire che ha lottato parecchio Agostino Finchi per realizzare questo museo, questo museo del sale. Ecco, naturalmente poi l'amministrazione ha visto che la cosa era molto interessante, era seria, nel senso che c'era un gruppo che lavorava bene, anche iniziando a rimettere in funzione la salina Camillone, che è l'unica rimasta delle saline artigianali, perché nel 1960 le saline sono state modificate. Anticamente a Cervia erano tutte saline artigianali ed erano 150, quindi 150 famiglie lavoravano. Il salinaro era un lavoro, ma era un'arte fare il salinaro, non è che si impari in poco tempo, quindi si tramandava da padre in figlio. Dopo l'ultima guerra, cosa è successo? Che ecco, chi aveva l'età per entrare in salina è stato il momento che c'è stata la trasformazione. E allora molti sono rimasti fuori, figli di salinari. E da lì si è interrotto questo. Però ecco, chi lavora adesso in salina da noi, per esempio, sono figli di salinari che non hanno mai lavorato nelle saline, hanno lavorato da ragazzi nelle saline artigianali, per esempio Africo, Eros, due salinari che abbiamo adesso, sono figli di salinari che non sono mai entrati in salina, nella salina industriale. Hanno lavorato in salina con i suoi genitori quando erano ragazzi, poi sono andati a fare il militare, quando sono tornati a casa non c'erano più le saline. Questo museo è stato realizzato veramente con. Non è che vogliamo essere, però ecco, tenendo conto della realtà delle persone che c'erano qui, del valore che davano queste cose, ma della storia che ti raccontavano. E noi veramente usiamo tutti gli attrezzi come una volta anche in salina, quindi è un museo all'aperto, è legato a questo museo, insomma, è la sezione all'aperto del museo, è un ecomuseo, insomma, ecco, quindi questo è molto importante. E da questo è nato poi appunto anche il presidio di Slow Food per il sale dolce di Cervia, il sale della Camillone, perché è proprio il sistema come viene raccolto questo sale. Quindi questo non deve andare minimamente disperso, questa raccolta del sale, ecco. Quando esce si può portare via un pezzettino di museo, cioè un pezzettino di sale, che spiegando anche com'è, molti, quando l'hanno provato, ritornano a prenderlo perché veramente è diverso dall'altro sale.